Entriamo adesso in un altro punto di questo libro del professor Plinio Correa di Rivera, Rivoluzione e Controrivoluzione. Abbiamo visto prima cos'è la rivoluzione, abbiamo visto alcune sue caratteristiche, abbiamo visto la sua essenza, cioè le passioni sregolate, orgoglio e sensualità, e abbiamo toccato molto particolarmente un punto che è quello della rivoluzione nelle tendenze, cioè la profondità tendenziale della rivoluzione. Ora e adesso dobbiamo passare al suo contrario, cioè se questa è la rivoluzione che viene distruggendo l'ordine non solo sociale, politico, culturale, ma adesso si è infiltrato anche nella Chiesa, quindi sta distruggendo la Chiesa e la civiltà cristiana, si rende necessaria una reazione, appunto una controrivoluzione, togliendo da questo termine qualsiasi connotazione politica, eccetera, è una reazione nobile contro un processo che sta distruggendo la Chiesa e la civiltà cristiana. Anche qui, siccome il testo è molto bello e il pensiero di Plinio Correa di Rivera è molto concentrato, io chiedo venia per leggere questa parte. A un certo punto, nel secondo capitolo di questa seconda parte, lui tratta della reazione e immobilismo storico, cioè che cosa restaurare, e dice così: se la rivoluzione è il disordine, la controrivoluzione è la restaurazione dell'ordine, e per ordine intendiamo la pace di Cristo nel regno di Cristo, ossia la civiltà cristiana austera e gerarchica, sacrale nei suoi fondamenti, anti-igualitaria e antiliberale. Poi c'è un secondo punto, c'è che cosa innovare, cioè non si tratta semplicemente di fare una sorta di archeologia storica e andare indietro da cinque secoli. L'istoria in questo senso non va indietro, poi vedremo come in un altro senso sì. Ci sono restaurazioni. Si deve restaurare la civiltà cristiana. Ecco il motto del Papa San Pio X, omnia instaurare in Cristo, restaurare tutte le cose in Cristo. Ma ci sono cose che vanno innovate e Plinio Correa di Rivera fa una metafora, una immagine, così come quando uno si rompe un osso. Quando l'osso si salda di nuovo, attorno si crea una struttura ossea per saldarlo, quindi diventa molto più duro, molto più fermo, proprio in quel punto, l'ordine nato della controrivoluzione, della restaurazione della civiltà cristiana, dovrà rifulgere in alcuni punti molto più dell'ordine della cristianità medievale. E lui dice: in virtù di questa legge, l'ordine nato dalla controrivoluzione dovrà risplendere più ancora di quello del Medioevo, nei tre punti principali in cui è stato ferito dalla rivoluzione. Un profondo rispetto dei diritti della Chiesa e del Papato e una sacralizzazione in tutta l'ampiezza possibile dei valori della vita temporale, il tutto in opposizione al laicismo, all'interconfessionalismo, all'ateismo e al panteismo, così come alle loro rispettive conseguenze. 2. Un spirito gerarchico che segni tutti gli aspetti della società e dello Stato, della cultura e della vita, in opposizione alla metafisica ugualitaria della rivoluzione. 3. Una cura costante nello scoprire e nel combattere il male, nelle sue forme embrionali o nascoste, nel fulminarlo con esecrazione e con marchio di infamia e nel punirlo con fermezza inflessibile in tutte le sue manifestazioni
e particolarmente in quanti attentano all'ortodossia e alla purezza dei costumi, il tutto in opposizione alla metafisica liberale della rivoluzione e alla sua tendenza di dar libero corso e protezione al male. C'è una sacralizzazione molto più accentuata di quello che c'era prima, uno spirito di gerarchia molto più accentuato di quello che c'era prima e un spirito antiliberale molto più accentuato di quello che c'era prima. Queste sarebbero le caratteristiche da innovare nell'ordine che nascerà dalla restaurazione della civiltà cristiana, che nascerà dalla controrivoluzione.